Cari amici, benvenuti anche questa sera all'appuntamento con la numerologia. Ecco, ora siamo in diretta. Cari amici, benvenuti anche questa sera all'appuntamento con la numerologia. Ringrazio sempre Anna Torre Tamburini per questa opportunità di Lux, l'Università della Conoscenza. Lo scopo di questo incontro è quello di manifestare la conoscenza dei numeri e degli archetipi. Infatti, io mi occupo di numerologia archetipica. La puntata precedente abbiamo parlato del numero 1 e quindi del guerriero. Questa sera vedremo il lato emozionale, quindi il numero 2 e il fanciullo. Il numero 1 è come il sole, il padre, il maschile. Il numero 2 è complementare a questa energia ed è correlato quindi alla luna, alla pancia, alle emozioni e alla nostra sensibilità. Che cos'è prima di tutto un archetipo? Perché mi occupo di numerologia archetipica. Un archetipo è un modello di comportamento preesistente nella psiche. Jung descriveva gli archetipi come immagini primordiali, atemporali. Sono i principi primi. Nel momento in cui l'esistenza si manifesta, ogni numero è un aspetto di questa esistenza, così come il raggio di luce entra nel prisma che si scende nei colori dell'arcobaleno. E così il sacro nome di Dio ha creato tutte le lettere e ogni lettera è una manifestazione del nome di Dio. Quindi i numeri e gli archetipi sono differenti aspetti dell'unica realtà che ha creato ogni cosa. Questo è il concetto. Gli archetipi di conseguenza sono atemporali e ognuno di loro rappresenta un carattere, un comportamento tipico. Ecco perché noi così riusciamo, grazie ai numeri e agli archetipi, a conoscere meglio noi stessi e gli altri. Noi potenzialmente abbiamo tutti gli archetipi, abbiamo tutti i numeri. Però ci sono dei numeri dominanti. E come dice Jung, i numeri dominanti, scusate, gli archetipi dominanti, determinano il nostro carattere. Ciao Rita, ciao Anna, ecco, questa sera per fortuna vedo i vostri commenti e quindi questo mi rincuora perché l'altra volta non riuscivo a vedere i vostri commenti, invece questa volta riuscirò a sentirvi più presenti. Grazie anche a Enrico Ballantini per la sua costante presenza, per la sua dedizione a pubblicare questi argomenti che ci aiutano a sollevare il nostro spirito in questo momento in cui ne abbiamo così tanto bisogno. Ciao Enrico. Tutti i comportamenti umani sono guidati quindi da archetipi. È meraviglioso scoprire, grazie ai nostri numeri, i nostri archetipi. Perché gli archetipi, se sono negati, se sono trascurati, poi portano alla rimozione e quando un archetipo è negato o trascurato non è che sparisce, va nel lato ombra, ma poi di questo ve ne parlerò meglio. Stasera allora parliamo del numero 2. Come fate a sapere se siete il numero 2, se avete il numero 2? Beh, se siete nati ad esempio il giorno 2, il giorno 20, ma anche se siete nati il giorno 11 o il giorno 29, anche se l'11 e il 29 sono più in sinergia con l'11, però c'è sempre anche il 2. Quindi, oppure potreste avere questi numeri nel vostro quadro numerologico. Ecco, se vi interessa scoprire i vostri numeri, io a breve terrò un corso online, quindi se siete interessati potete già
farmelo sapere ad esempio nei commenti o scrivendo alla mia mail info.rossetti@libero.it, info.rossetti@libero.it. Però ci sono anche dei libri, potreste anche leggere i miei libri, le carte dei numeri, la numerologia e le chiavi della fortuna, sempre edizioni Il Punto d'Incontro. Oppure c'è anche la mia applicazione Numero Logos che con un clic, dopo aver inserito il nome, il cognome e la data di nascita, vi permette di scoprire i vostri numeri. Ma trovare i numeri è semplice, occorre poi una tabella di corrispondenze, forse ve l'ho fatto vedere anche l'altra volta. Ecco, questa ad esempio è una carta numerologica. Come vedete questi, adesso qui lo vedo alla rovescia, ecco quindi devo fare così, questa è una tabella di corrispondenze, vedete A uguale a 1, B uguale a 2, quindi qui scriverete il vostro nome e cognome, poi trasformando le vocali in numeri e facendo le somme trovate il numero dell'anima, trasformando le consonanti e facendo le somme trovate il numero della persona. Trasformando sia vocali sia consonanti e facendo le somme riducendo a un unico numero da 1 a 9 tranne 11 e 22 trovate il numero dell'io. Il numero del destino invece che è questo lo trovate facendo la somma di tutta la data di nascita e così si compone la carta numerologica che è il diagramma che noi scopriamo durante il corso di numerologia. Quindi parliamo del numero 2. Il numero 2 è importante anche se voi non lo avete nel quadro numerologico, perché se abbiamo detto che noi comunque abbiamo tutti i numeri e tutti gli archetipi, abbiamo tutti bisogno dell'aspetto nutriente di questo numero. Il numero 2 è l'archetipo del fanciullo, ma direbbe Jung anche l'archetipo della grande madre. Ma è anche la nutrice, la matrice. Quando parliamo del numero 2, parliamo delle emozioni, del nostro bisogno di sentire insieme, di sentirci insieme, di essere insieme dentro a un nido. Io ricordo che da bambino amavo così tanto, ma penso tutti i bambini, costruire quelle casette con le cassette di legno oppure mettere, non lo so, delle sedie con una coperta e fare un piccolo rifugio. I bambini adorano queste cose. Costruire un nido, sentirsi al sicuro, sentirsi insieme al sicuro. Il numero due soddisfa quindi questa esigenza di stare insieme, dell'unione. È l'opposto dell'indipendenza del numero uno. Il numero uno, allora, nessuno sta bene da solo, ma il numero due è il numero che lo dice anche la parola, è fatto per stare insieme, è fatto per stare in due. Noi parliamo di numerologia archetipica, di conseguenza, parliamo anche dei miti. Qual è il mito che ci connette con questo meraviglioso numero? Beh, qual è la prima coppia archetipica che noi conosciamo? Beh, che conosciamo ovviamente dai testi sacri. Adamo ed Eva nel paradiso. Quindi l'archetipo del fanciullo rappresenta l'innocenza primeva, l'innocenza primordiale, correlata al mito del paradiso, che più che un luogo simboleggia uno stato di coscienza. Ecco, la lettera ebraica Bet, che secondo la gematria corrisponde al numero 2, oltre a significare donna e casa, è l'archetipo della creazione, quindi è la casa di Dio. Nella concezione cabalistica, infatti, Dio crea il mondo affinché l'uomo lo rettifichi, lo porti a compimento. Quindi se Eva, insomma, per capire, poi purtroppo le donne hanno ragione, dicono, vabbè, ma è per Eva che mangia la mela, per forza. No, Eva è la coscienza di Adamo, ancora oggi. Quando io faccio i miei format,
o le mie trasmissioni, l'80% sono donne, un motivo ci sarà, ma certo che c'è. La coscienza, Eva è la coscienza di Adamo. Quindi se Eva non avesse mangiato la mela, non avrebbe neanche avuto origine la vita. Ecco, intanto dice Giulia, do già un'occhiata anche ai vostri commenti, adesso questa volta che li vedo sono felice. Dice Giulia che a quanto pare conosce già la numerologia, dice persona 2 e ombra principale 2, che con anima 1 e destino 1 mi sembra che vadano un po' in conflitto. Beh, vuol dire che c'è il sole e la luna, il maschile e il femminile. Ma poi torno a vedere i vostri commenti. Adesso sono contento perché comunque li vedo. Quindi parliamo del mito di Adamo ed Eva. Ecco, il 2, a me piace ogni tanto citare anche dei simboli, anche gli animali, ad esempio. Il numero 1 è in relazione con il lupo, con l'aquila. Il numero 2, se vogliamo associarlo alle figure animali, beh, sicuramente animali miti. Erbivori o anche uccelli, dipende, però la colomba. Il numero uno è l'aquila, il numero due è la colomba o i colombi, ma anche il cerbiatto, quindi animali che ricordano la tenerezza o comunque tutti i cuccioli. Di conseguenza, se Eva non avesse mangiato la mela offerta dal serpente che rappresenta la conoscenza del bene e del male, non sarebbe neanche cominciato questo mondo. Se noi pensiamo infatti alla parola amore, sapete come si dice in inglese? Beh, sicuramente molti lo sanno, innamorarsi, falling in love, che vuol dire cadere. E in francese, simile, si dice tombeau, amoureux, che vuol dire cadere. Quindi in inglese è falling, cadere, e in francese è tombeau, cadere. Quindi la caduta, la cacciata dal paradiso rappresenta la caduta, ma rappresenta il dialogo degli opposti che si sono messi in moto. Il paradiso dove c'erano Adamo ed Eva non era una vera vita. Era una dimensione che non era in questo mondo reale. Quindi il mito della Medeva descrive anche la polarità e l'inizio quindi del conflitto, anche della guerra. Però descrive anche la concezione cabalistica dell'anima gemella. Quindi il numero due, quando anche nelle carte dei numeri, queste sono le mie carte dei numeri, che sono correlate al libro Le carte dei numeri. Quando esce il numero 2, se la domanda è relativa a qualcuno che vi interessa, parla della coppia. Quindi il numero 2 e il numero 6 sono i numeri dell'amore e quindi il 2 in particolare descrive che c'è una relazione. Il 2 è il numero della relazione. Quali sono le caratteristiche generali del numero 2? Il 2 è come l'uno è governato dal sole, il due è governato dalla luna. È dotato di grande sensibilità. Parola chiave per il numero due, la sensibilità. L'uno è la testa, il controllo della testa. Il due è la pancia, e infatti la madre, il bambino dove nasce? La pancia, 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 l'istinto, le emozioni. Il 2 è dotato di grande sensibilità e mette al primo posto la relazione e la sicurezza, perché ha paura. Nel 2, ecco, un altro animaletto carino per il numero 2 è il coniglio, il coniglietto. La lepre è più il 5, vedremo più avanti. Quindi il numero 2 desidera stare insieme, la sua priorità è sentirsi parte, stare insieme e stare insieme a una persona sulla quale riversare le sue cure, le sue attenzioni.
Quali sono le capacità che offre l'archetipo del fanciullo del numero 2? Beh, l'ascolto. Così come la lingua è attiva, la lingua può essere molto tagliente, l'orecchio è passivo perché è penetrato dal suono. La voce è il suono. L'orecchio è femminile, come la chiocciola, c'è la chiocciola infatti nell'orecchio. Quindi l'orecchio è femminile, quindi l'ascolto. Se volete entrare in risonanza con il numero 2, il primo passo è rallentare, entrare in ascolto, ascoltare, che non è sentire, è permettere al suono di penetrare e di essere ricevuto. Quindi la capacità del duo è ascoltare, ma anche collaborare, la diplomazia, l'intuizione, anche il senso artistico, la sensibilità, la giocosità. Il duo è adatto per creare il gruppo, per favorire le dinamiche del gruppo per creare armonia. Il duo è anche un paciere, un mediatore, un negoziatore. Quali sono i valori del numero 2? Beh, la sicurezza. Il 2 è il primo numero pari, che poi darà origine al 4. Quindi il 2 sono Adamo ed Eva cacciati dal paradiso che diventano la coppia archetipica, che poi avrà bisogno di un rifugio, di una casa, il 4. Poi formano un'unione, formano una famiglia, il 6. E da questa famiglia nasce il mondo, che è l'8, e quindi la necessità di governare poi questa società. 2, 4, 6 e 8. I numeri pari cercano sicurezza, perché hanno paura dell'ignoto e si devono proteggere, e devono proteggere i loro cari. Com'è il numero 2? Beh, una persona dolce e sensibile, a volte un po' timida, dotata di un grande senso materno, che crea un clima accogliente e familiare, capace di ascoltare, si sintonizza sulle esigenze dell'altro, facendo il possibile per soddisfare i suoi desideri. Se il 2 non sta attento, può diventare anche uno zerbino a forza di soddisfare i bisogni dell'altro. Il numero 2 allora vuole creare un ambiente sicuro, pacifico per se stesso e per i propri cari. Ma il 2 vuole anche aiutare le persone a risolvere i loro disagi, ecco perché può essere un bravo counselor, anche un negoziatore, una persona che lavora per un gruppo, che lavora volentieri in gruppo. Il primo passo allora è, se tu vuoi entrare in risonanza con il numero 2, devi rallentare, prenderti una pausa. Rallentare, concederti il tempo di fare un bel respiro profondo, di lasciare andare un attimo e di fare le tue cose con calma. La domanda, ecco, quando noi lavoriamo con gli archetipi, cominciamo a lavorare con il coaching. Io sono un numerologo, mi occupo di numerologie archetipiche, sono anche un coach. La conoscenza dell'archetipo in sé è importante, ma a un certo momento bisogna anche attivarlo, questo archetipo. Ti ricordo che se ti sei interessato c'è già un meraviglioso corso che si chiama Il Laboratorio degli Archetipi, è già disponibile sul sito della mia casa editrice, il punto d'incontro. Di conseguenza, se tu vuoi attivare il numero 2, la domanda che ti pongo questa sera è questa: che cosa mi nutre? Chi
chi ti nutre? Comincia a riflettere su questa domanda, perché con la numerologia archetipica si va anche oltre al numero, è per quello che io la trovo così affascinante. Quindi, che cosa ti nutre? Chi ti nutre? Ma tu permetti agli altri di nutrirti? Permetti alle persone di volerti bene, permetti alle persone di sostenerti, ma tu sostieni gli altri. Chi sostiene te? Chi ti nutre? Chi ti nutre? Poniti questa domanda. La prima volta che noi sperimentiamo l'archetipo della nutrice o del fanciullo o della madre è quando siamo nutriti dalle nostre madri dopo la nascita. Tu ti ricordi un po', adesso magari non quando avevi 1 anno, 2 anni, 3 anni, però verso i 4 anni ci si ricorda. Ti ricordi la tua casa, come vivevi la tua casa, tua madre? Quando noi entriamo in risonanza con questo archetipo, sentiamo il bisogno di essere abbracciati, di essere amati, di sapere che c'è qualcuno che pensa a noi, di sapere che c'è qualcuno per cui siamo importanti. E così quando noi entriamo in relazione con l'archetipo della madre, della nutrice, del fanciullo, cominciamo a riflettere su dei ricordi, il nostro luogo di origine, il bambino che correva in quel cortile, che tornava a casa e che rientrava sentendo tutti i profumi del pranzo, della cena, quella parte che sente e ricorda, che non voleva lavarsi magari e che la mamma lo costringeva a lavarsi, l'odore di quel sapone. Il profumo di quei piatti, io ricordo il purè o le patate lesse con solo un po' d'olio e di sale, che buone. Io ho un numero 2 importante, ho il numero 11 nell'anima, però è anche un 2. E questi ricordi, devo dire, da bambino sono meravigliosi. Cioè, non sono tutti belli, però quando penso alla mia casa, al calore della casa, alla protezione. Ecco, ho un ricordo di quando ero piccolo piccolo, che ero a letto con i miei genitori, in mezzo a loro due, e provavo come una sensazione di beatitudine, e me lo ricordo ancora, è qualcosa di meraviglioso, di non si può descrivere a parole. Io ero piccolo piccolo, veramente, non ricordo, 3-4 anni, non saprei, però ero proprio in mezzo ai miei genitori e provavo un senso di beatitudine, è meraviglioso. Mi ricordo, ecco, quindi ti invito a entrare in questi ricordi, perché questo è il viaggio archetipico attraverso i numeri. Vediamo intanto un po', voi continuate qui a dirmi tante cose nei vostri commenti, ce ne sono di molto interessanti e poi vi prometto che dopo li vado a riprendere. Ciao Loredana, c'è anche mia sorella che mi ascolta, quindi lei sarà molto felice di quello che ho detto adesso perché anche lei vive questi ricordi. E allora, il tuo fanciullo interiore, ma anche la nutrice, e ciò che il tuo nutritore, volendolo parlare al maschile, governa anche i flussi. Il 2, anche come è disegnato, è un'onda, perché c'è anche un senso nella forma dei numeri. Il numero 1 è un bastone, un fallo, una colonna, un albero, una figura eretta. Il numero 2 invece si inchina, si piega,
È l'onda del suono, è l'onda del mare. Il numero due è connesso con le maree, con la luna, con l'acqua che si alza e si abbassa, col flusso e col riflusso. Governa le maree, i cicli mensili della donna. Di conseguenza, il seno della donna, ma anche lo stomaco che accoglie. E allora la nostra parte sensibile e istintiva è in relazione con la notte, è in relazione con il mistero della notte, quando tutte le creature dormono. Allora di nuovo ti invito a porti questa domanda: chi ti nutre? E tu chi nutri? Chi coltivi? Che cosa consideri essere un nutrimento per te? Una cena in famiglia con tutta la ta con tutti i tuoi cari? Oppure una gita a un SPA dove tu ti puoi rilassare e farti fare i massaggi con gli oli essenziali? Oppure un weekend fuori città, stando in silenzio e riposando? In che modo ti concedi il nutrimento? O sei sempre e solo tu che nutri gli altri? Non va mica bene così. Quindi ti invito a chiederti: chi ti coccola? Chi ti nutre? Da chi ti lasci nutrire? Ma tu ti lasci nutrire? Mi raccomando. Poniti queste domande, perché se non c'è nessuno che ti nutre, ti inaridisci. E quando tu ti inaridisci, dopo diventi come un deserto. Se non c'è nessuno che ti nutre, può succedere. Ma tu lo permetti? Permetti alle persone che ti vogliono bene di nutrirti, di sostenerti? Ci sono anche degli esercizi, visto che qui parliamo di numerologia archetipica. Prima cosa, se vuoi entrare in risonanza col 2, rallenta. Prenditi un giorno libero. Puoi giocare al tuo gioco preferito, se ti piace disegnare, disegna. Se ti piace, fai fare dei massaggi. Oppure fai un'escursione nella natura, se ti piace la natura. Puoi anche cucinare un pasto favoloso per i tuoi amici o chiuderti nel tuo laboratorio creativo indisturbato, mettendo via il telefono. Anche questa è una forma di nutrimento. Non importa che cosa ti nutre, fin tanto che tu senti il piacere. Quando parliamo del numero 2, parliamo anche del secondo chakra. Parliamo del piacere. Ti permetti di godere? Ti permetti di darti piacere? Vediamo un po'. Ecco, Ada dice: a me non mi nutre nessuno. Ti capisco, Ada, è successo anche a me a volte. È proprio perché mi sono fatto queste domande. Ricordo che un mio amico, molto intelligente, mio caro amico, mi disse: Guido, tu. Non so, aiuti le persone, le sostieni, dai sempre buoni consigli a tutti. Fa, ma a te chi è che ci pensa? Chi è che ti nutre? E io lì per lì stavo cominciando a dire, e sapete che cosa ho risposto? Tu, per esempio, prendere coscienza di questo mi ha aiutato. Allora, innanzitutto non è possibile che nessuno ti nutra, il sole ti nutre, l'acqua ti nutre, il cibo ti nutre, l'universo ti nutre, però visto che siamo persone e siamo in relazione con altri, fai attenzione alle piccole cose, a volte può nutrirti anche il tuo gatto o il tuo cane quando vengono lì e ti fanno le coccole, perché anche loro ti fanno le coccole. Non è che solo tu li accarezzi, anche loro ti leccano e ti amano. Se poi hai dei figli o dei nipoti, anche loro ti nutrono. Mangiare tutti insieme
È meraviglioso, i due adorano di solito questi raduni in famiglia. Ada dice: io odiavo, sempre parlando di ciò che ti nutriva da piccola, dice: io odiavo il profumo dei funghi. Beh, sì, però prova a ricordare qualcosa di piacevole anche, possibilmente. Ada dice: mi nutro da sola. Sì. Però, insomma, nutrirsi sempre da soli, non va mica bene, a meno che uno sia un eremita, mi raccomando. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Chiediti di che cosa hai veramente bisogno in questo momento. Come puoi guarire il tuo bambino interiore? Qui parliamo del bambino interiore. Come facciamo a guarire il nostro bambino interiore? Ma prima di tutto, tu sai che c'è un bambino interiore dentro di te? Perché non prendi delle foto di quando eri piccolo, di quando eri piccola? Guarda quelle foto. Che cosa ti piaceva fare da piccola? Che cosa ti piaceva fare da piccolo? Io ad esempio adoravo andare, sono andato in campagna, adoravo camminare sulla terra arata e cercare, cioè, ho sempre avuto lo spirito dell'esploratore, ma anche dell'archeologo forse, cercare delle pietruzze, dei sassolini, delle conchiglie. Poi adoravo guardare al microscopio tutte le cose, quindi questo già rivelava il mio spirito da alchimista in qualche modo, da saggio ricercatore. E tu che cosa amavi fare da piccola o fare da piccolo? È molto importante perché quel bambino vive ancora dentro di te. Il tuo bambino interiore non andrà mai via. È quella parte che ha bisogno di amare, di essere amato, di accarezzare, di essere accarezzato. Amalia dice: è vero, me lo sono detto sempre, le persone cui ho sempre sostenuto io non fanno la stessa cosa, tuttavia mi nutro d'amore per gli animali e la natura. Io vi capisco, perché io sono una persona un po' solitaria, però vi assicuro che recuperare, cominciare a chiederselo, chi è che mi nutre? In che modo posso lasciarmi nutrire? Sei proprio sicuro che nessuno voglia nutrirti? Non è che tu ti chiudi un po' troppo? Pia dice: il gatto e il cagnolino sicuramente mi nutrono. Questo è il dono che ci fanno gli animali. Anche le mie figlie, ecco, questo è certo. Ma anche la conoscenza mi nutre e tu contribuisci, grazie. Grazie anch'io. Crescita in campagna con la nonna, certo. Ma sicuramente voi avrete anche un'amica, un amico, possono essere due o tre, poi se siete fortunati possono essere tre o quattro. È difficile che gli amici del cuore siano più di quelli che contate su una mano. Io ad esempio ho un rapporto bellissimo anche con mia sorella, che è una persona che io nutro, ma che mi nutre. Ma noi dobbiamo anche permettere alle persone di nutrirci. Io ho dei nipotini meravigliosi, ma loro mi nutrono. Io sento che mi vogliono bene e quindi accetto questo nutrimento. Se tu accetti di essere nutrita o nutrito, vedrai che questo nutrimento arriverà. L'amore agisce sulla legge della forza di gravità. Se tu sei troppo in alto, l'amore non risalirà verso di te, non è un salmone. L'amore è come la forza di gravità, è come il fiume. È raro che un fiume vada verso l'alto, se non per qualche strana anomalia o configurazione del terreno, però il fiume va verso il basso, l'acqua scorre verso il basso. Se tu vuoi essere amato e amata, dovrai anche rendere qualcuno importante e allora questa persona ti amerà. Dovrai anche lodare. Fate dei sinceri complimenti alle persone. Se tu dai, è impossibile che non ricevi.
Se tu dai e non ricevi, c'è qualcosa che non quadra, ma dovrai essere onesto, dovrai essere onesta. Chiediti come mai tu dai e non ricevi. Credimi, questo è impossibile. Se tu dai e non ricevi, c'è qualcosa che non va. Però il primo passo è l'umiltà e chiederti come mai tu dai ma non ricevi. Chieditelo, questo io me lo sono chiesto e mi ha molto aiutato. La mia risposta, una delle mie risposte, sapevo sempre tutto io, oppure mi bastavo. Quella situazione l'avevo già risolta da solo, quel consiglio me l'avevano già dato gli angeli, quella risposta l'avevo già trovata io da solo con le carte. E allora gli altri cosa ci fanno? Come fanno ad aiutarti se tu non ascolti e non hai già tutte le risposte? Maurizio, qualche uomo ogni tanto c'è. Parliamo anche un po' del 3. Ma allora, noi abbiamo formulato queste puntate, mi piace chiamarle puntate, dove ogni volta parliamo di un numero. Questa è la serata dedicata al 2. Se vuoi, ti anticipo che il 3 è l'archetipo del giullare. Come il 2 è la coppia, ma è anche un po' il conflitto tra le parti e la pancia, il sentire, i sentimenti. Il 3, l'archetipo del giullare, è la gioia, l'espressione, il divertimento, la parte ludica, anche le maschere, la comunicazione, tutto quello che comporta l'espressione di sé. Dove il 2 si preoccupa e dice: oddio, arriveremo in ritardo, avranno già chiuso, non troveremo il parcheggio, perché si cautela, perché il 2 a volte subisce un po' le paure di questo mondo cattivo. Il 3 dice: no, ma lo troviamo il parcheggio, ma dai, facciamo in tempo a passare anche dalla pasticceria, andrà tutto bene. E poi invece la pasticceria ha chiuso, il parcheggio non c'è, però il 3 poi non ne fa un dramma. Ecco, tende a sdrammatizzare, a volte forse un po' a facilone, però è un carattere decisamente creativo, brillante, esuberante. Prego, Maurizio. Quindi, che cosa significa, sempre tornando al 2, il bambino interiore? Jung ha cominciato a esplorare questo concetto, chiamandolo quindi proprio il puer, il nostro bambino. Il bambino interiore è un piccolo te metaforico. Allora, se tu non ricevi, io lo so che ci sono tante persone, specie nella crescita personale, che dicono: io do, ma non mi interessa, non ricevo. Ma non è vero, non è vero, è impossibile. E quindi chiediti, tu magari per gli altri sei grande, tu per gli altri puoi essere anche un maestro, tu per gli altri puoi essere un punto di riferimento, è bellissimo questo, è un grande dono. Ma tu, oltre quindi che sei grande, e forse in un certo senso, sei più grande degli altri, così come un saggio, ecco, come un professore, è più grande dei bambini a cui insegna, è ovvio. Ma tu riesci a essere anche piccolo? Riesci a essere anche piccolo? Io ho un'amica che in questo periodo, visto che c'è il lockdown, il coprifuoco, che brutta cosa, mi ospita. E quindi questa cameretta che lei degli ospiti, che è molto bella, mi tratta come un bambino. Quasi quasi mi rimbocca le coperte. Ma è una cosa bellissima, bellissima. La cosa ancora più bella è che io permetto questo. Io ho imparato che posso essere grande, grande nel senso anche maturo, forse saggio, ma posso anche essere piccolo, posso essere vulnerabile, posso essere indifeso, posso essere spaventato, posso essere bisognoso a volte. Ed è solo così che qualcuno sarà grande con me. Quindi la domanda che ti faccio, tu
Magari sei grande, perché sei saggio, aiuti gli altri, ma sei capace di essere anche piccolo? Poniti questa domanda. È molto importante, a me ha aiutato tantissimo pormi queste domande. Quindi riconnettersi con il bambino interiore è un'opportunità per guarire queste esperienze a volte soppresse durante l'infanzia. Guarire il tuo bambino interiore, chiaramente lo puoi fare in tanti modi, ci sono anche dei corsi, delle terapie. Però ci sono anche delle pratiche che tu puoi fare. Io il consiglio, ti ho detto, proprio quello che io trasmetto agli altri lo vivo sempre in prima persona. Io trovo da parte mia una grande conquista essere trattato a volte come un bambino. È meraviglioso, è solo così che posso essere forse saggio. Noi dobbiamo ritrovare il potere degli opposti, in sintesi. Un saggio senza il suo giullario, il suo bambino interiore, è un presuntuoso. Noi dobbiamo sdrammatizzare la saggezza con l'irreverenza, sdrammatizzare la nostra grandezza con il nostro essere piccoli. Lo vedete anche nei film fantasy, come nei romanzi, il saggio, il vero saggio, è sempre anche come un bambino. Ricordate Yoda di Guerre Stellari, piuttosto che anche Kung Fu Panda, beh, su quello è un cartone animato, però il saggio, ma anche i saggi, sono sempre anche un po' bambini, se no sono dei presuntuosi. Quindi se tu credi di essere grande in quel senso sei un presuntuoso. Torna anche bambino. Permetti alle persone che ti vogliono bene di vedere in te quella parte vulnerabile del tuo bambino. Ada dice, la mia pagina del libro rosso di Jung è la 35. Caspita, il libro rosso io ho dato un po' un'occhiata, è un libro molto complesso. Raccoglie un po' i deliri, deliri in senso buono di Jung, non doveva neanche essere pubblicato. Il libro rosso di Jung è la sua discesa agli inferi. Fantastico, ma veramente taumaturgico, drammatico. Ada, sempre Ada, dice: i maschietti vengono sempre più coccolati, se soli. Noi donne single no. Non lo so, io non lo so. Diciamo che ho imparato a lasciarmi coccolare, però mi vergognavo all'inizio, vi dico la verità. Perché essere trattati a volte da chi ti vuol bene come un bambino ti puoi sentire a disagio. Adesso io la considero una cosa meravigliosa. Allora, parla col tuo bambino interiore, prendi delle foto di quando eri bambino e parlaci, chiedigli di che cosa ha bisogno. Puoi canalizzare il tuo bambino interiore anche attraverso la scrittura. Siediti in silenzio per qualche istante e poi comunica al tuo bambino interiore che vuoi parlare con lui. Potresti cominciare con queste parole, puoi anche scriverlo su un quaderno. Cosa vorresti comunicarmi? C'è un ricordo o un'esperienza d'infanzia che vorresti ricordarmi? Io se gli chiedo questo mi dice tante cose, non tutte belle, ma visto che adesso sono in un momento gioioso. Ricordo i profumi della campagna, ricordo le mie corse per i sentieri di campagna, ricordo mia mamma che mi costringeva a lavarmi i piedi tutti sporchi di terra in un bacile pieno d'acqua calda e mi lavava i piedi. Pensate, quando sono andato a fare un viaggio in Thailandia, che lì il trattamento con i piedi è quotidiano, questa signora. Ma prima di farmi il massaggio ai piedi, che poi arriva fino di solito alle ginocchia, mi lava i piedi, strofinandoli uno per uno con una pezzuola calda. Ho detto, tu sei mia mamma in questo momento.
Proprio era diventata mia mamma quella donna e io ero diventato quel bambino di 6 anni, 5-6 anni, che si faceva lavare i piedi da mia madre. Che bello, bello, bellissimo. Torna bambino, non vergognarti di essere bambino o bambina, perché lì c'è una gioia primordiale. Poi chiedi al tuo bambino di che cosa hai bisogno per essere guarito? Poi fidati di quello che accade e comincia a scrivere, senza giudicare, lascia che esca quello che deve uscire. Se non ti piace scrivere, puoi fare questo esercizio in coppia con qualcuno, magari uno scambio. Prima il tuo compagno o la tua compagna ti chiede queste cose. E poi dopo tu glielo chiedi. Io preferisco fare questo esercizio da solo scrivendo, perché scrivere per me è un canale privilegiato. Prova, scrivere, al limite non verrà fuori nulla, ma vedrai che qualcosa esce. Vedrai che qualcosa esce. E poi usa espressioni creative e giocose, perché il tuo bambino a volte ha bisogno anche di un gelato. Concedi al tuo bambino il piacere. Partiamo dalle piccole cose. Ricordi quando eri bambino e potevi esprimerti liberamente? Sì, io me lo ricordo. E non eri preoccupato di quello che pensavano gli altri. Io ricordo che c'era una persona che ci veniva a portare, così era l'olio, insomma, dei prodotti a casa. Aveva un naso lunghissimo. Io mi ricordo che gli ho detto: ma come mai hai un naso così lungo? Ecco, detto adesso può sembrare, insomma, non propriamente una cosa simpatica, però insomma, cioè, era una cosa spontanea. E poi chiediti: che cosa mi piaceva fare da bambino? Che cosa mi faceva ridere e stare bene? Quindi questo può essere molto importante e quindi fai delle pause, chiedi e guarisci questo bambino interiore. Le emozioni, torna ad ascoltare le tue emozioni. Adesso io invece torno a vedere i vostri commenti, alcuni ho già risposto. Ecco le vostre date. Franca dice: io sono un 6. Ecco, il 6 è un numero che va in coppia molto bene con il 2. Il 2 e il 6 sono i numeri dell'amore. Il 2 e il 6. Quindi se tu nel tuo quadro numerologico hai sia il 2 sia il 6, come me ad esempio, io ho il destino 6, l'anima 11, 2, l'amore, il romanticismo, la casa, la famiglia per te saranno molto importanti. Daniela il 25, il 25 è più mentale perché è un 7, però è formato dal 2 e dal 5, quindi il 25 è un 7, però i 25 dovrebbero imparare a usare meno la logica e affidarsi più all'intuito, perché i 25 sono intuitivi, ma sovente usano troppo la testa quando il loro intuito rappresenta una grande opportunità. Giulia ha detto già persona 2 e ombra 2, quindi una grande sensibilità con un destino 1. Bisogna bilanciare, discriminare i contesti in cui tu devi essere 1 e quindi determinata, orientata agli obiettivi, dove devi dire di no e pensare al tuo interesse. E i momenti invece in cui tu puoi essere insieme, sentirti insieme, lasciarti andare, ascoltare la tua sensibilità e anche accettare questi sbalzi emotivi che vengono inevitabilmente dalla sensibilità del 2. Grazie, è nata il 25 febbraio 47. Ecco, se volessimo trovare il numero del destino di Grazia, dovremmo fare 25 più 2 più 1947.
Mi è più comodo ridurre il 1947 a 3, quindi 7 più 4, 11, 10, 21, quindi 3 più 2, 5, 5 più 7, 12, 3. Quindi grazie al numero del destino 3. Ecco il giullare, quindi bisogna sdrammatizzare e giocare. E 25 è un 7, quindi mi raccomando, grazie. Permettiti di ascoltare il tuo intuito, il tuo sesto senso. Michela è nata il 30, beh, il 30 è un bellissimo 3, solare, e poi c'è sempre il 1947, è un'origine. Ecco, la somma ridotta delle quattro cifre dell'anno di nascita è chiamato il numero dell'origine, quindi è un 21 ed è un 3. Quindi Michela è nata il 30 e ha l'origine 3. Quindi 3 più 3, 6 più 1, 7, destino 7. Però il 3, il 3, i 30, i 3, il 21 sono amichevoli, sono solari, hanno il dono della parola ed è importante che esprimano questa creatività. Ada è nata il 18, 8, 18, 8, però il 18 è un 9, quindi c'è generosità, sensibilità. I 18 sono predisposti per creare opportunità per far crescere gli altri. A volte il 18, essendo un 9, dice la verità in un modo molto asciutto. A volte è importante imparare ad essere un po' diplomatici. Francesca è un 30, quindi il 30 è solare, abbiamo detto il 3 è l'archetipo del giullare. Giulia è un 27, il 27 è elegante, filosofico, umanistico, creativo. Ada dice: torneremo in un'era aurea, siamo nel Kali Yuga. Sì, anzi, grazie per questa bellissima domanda, perché? Beh, io seguo dei maestri, il mio maestro Maharishi Mahesh Yogi, che onoro, che mi ha dato questo dono meraviglioso della meditazione trascendentale che io pratico dal 1984, quindi un bel po' di tempo, e lui diceva già negli anni 70 che noi stiamo osservando l'alba di una nuova età dell'illuminazione, che poi è anche annunciata dal cambio di era. Dall'età dei pesci all'acquario, quindi dai dogmi alla libertà. E quello che sta accadendo adesso è il vero significato del cambio di era, poi annunciato nel 2012. 2012 adesso più nessuno se lo fila, ma 2012 più 8 è 2020, perché più 8? Perché si parla dei cicli di vita. Ecco, il mio terzo libro, La numerologia e i cicli di vita, sempre del punto d'incontro, anzi ve li faccio anche vedere. Allora, questi sono i miei libri, questo è il primo, Le carte dei numeri, edizioni Il punto d'incontro. Questo è il secondo libro, La numerologia e le chiavi della fortuna, che parla del significato più autentico della fortuna come allineamento tra il nostro sé più profondo e il nostro io. E poi quello che vi ho detto adesso, la numerologia e i cicli di vita, sempre del punto d'incontro. Qui si parla dei cicli di vita. Quindi chi conosce un po' i cicli di vita sa che c'è un inizio che è tipo l'anno personale 1, ma che le cose maturano completamente nell'anno personale 8. Quindi il 2012 in questo senso era un inizio, e visto che le cose maturano nell'ottava, cioè nel conta il contadino nell'1 semina, nell'8 raccoglie i frutti maturi, ma raccoglie in senso generale, il senso del karma, ciò che semini raccogli. Quindi 2012 più 8 fa 2020, ci siamo in pieno. Quindi quello che sta accadendo adesso, con questa dinamica del 2020, Saturno-Plutone, gli anni della Fenice, gli anni della Rinascita, lo vediamo nella situazione attuale, perché
prima di migliorare, le cose peggiorano. Questo è un dato, è il principio stesso dell'alchimia. E poi ognuno chiaramente la vedrà a modo suo. Io sono un ottimista, io credo, io sono una persona che ha speranza, speranza. Di conseguenza, questo tempo che sembra diventare sempre più oscuro è il culmine di un ritorno della luce. Io credo che questo sia l'inizio della nuova era. Bisogna perseverare, bisogna avere fiducia, accendere la propria luce. Quello che io sto facendo anche qui, grazie a Anna Torre Tamburini e quindi grazie anche a Ballantini e anche grazie al simposio che faccio il giovedì sera, è una forma di volontariato in qualche modo, una forma di servizio sociale della coscienza. Perché sono convinto che noi dobbiamo accendere la nostra luce. Mi piace l'immagine metaforica che in questo momento di buio ciascuno accende la sua luce. E quando un numero sufficiente di queste luci saranno accese, anche gli altri cominceranno ad accorgersi. È sempre una minoranza. Certo, quindi grazie di questa bellissima domanda, Ada. Il mio maestro, di cui io ho piena fiducia, dice che noi siamo ancora nel Kali Yuga, ma in questo Kali Yuga si apre una finestra di luce che durerà un tot di tempo, perché c'è un ritorno della luce di questa età dell'oro. Ma la fede ci dice, la fede è come quell'uccello che canta quando è ancora notte. Io sono così, ho fiducia, anzi. Quando le cose peggiorano vuol dire che stanno per migliorare. Amalia è nata il 2 e quindi Amalia, questo 2, insomma, il 2 è la sensibilità. I 2, a volte, usiamo una metafora. C'è un albero molto bello, io abito vicino alla campagna, c'è un albero molto bello che si chiama lo spino di Giuda. È un albero che fa delle bacche che ricordano molto la carrube, per dire. Ma sul suo tronco ci sono delle spine lunghe così dure, pazzesche, che ogni tanto le potano via perché qualcuno non si faccia male, ma poi ricrescono. Adesso sono tenere tenere, ma tra un po' diventano toste. Di conseguenza, i due, talvolta, per proteggerci, proteggersi, come fa la rosa, ha anche le spine. Di conseguenza i due ci rimangono male quando non si sentono accolti, sono molto apprensivi e temono di essere abbandonati, di non essere amati. E allora talvolta per proteggersi da questa sofferenza dell'abbandono sviluppano una forma tiepida di affetto. Ma questo non va bene perché la vita va vissuta. E bisogna a volte accettare la sofferenza perché l'amore si manifesti. Ada dice: la somma della mia data fa 1 e quindi il guerriero, l'abbiamo visto la volta scorsa, il guerriero, l'azione, la spada, i numeri 1 sono destinati al successo, sono dei pionieri. Se tu hai il numero, ecco le carte dei numeri, vi faccio vedere il numero 1. Con questo fiocchetto mi sento un po' un prestigiatore. Sarebbe stato bello fare il prestigiatore tra le tante cose che mi piacciono. Il numero uno, il guerriero, indipendenza, la spada. Per i numeri uno è importante dire di no. Beh, vi faccio vedere già che ci siamo anche il numero due allora. Il fanciullo. Qui sono raffigurati due bambini di due etnie diverse, che in questo periodo mi sembra che sia anche il caso, visto tutto quello che succede. E qui c'è un bambino bianco e uno nero, che poi sono anche due gemelli polari, e che stanno insieme, si scambiano il cuore in un bel giardino. Vedete? Sensibilità. E questa è una meravigliosa immagine di armonia.
Grazie, è nata il 7. Beh, il 7 è molto curioso. Focus per il numero 7 è la parola giusta. Ricerca, indagine, curiosità, il mistero della vita. Il 7 è proprio la ricerca del mistero. È solo con gli occhi chiusi che noi potremo trovare i tesori nascosti nel profondo. Conosci te stesso, lì troverai tutti i tesori, la meditazione, i chakra, la riflessione, il testimone silenzioso, le domande, chi sono, perché sono qui, c'è uno scopo nella vita e se c'è, qual è il mio scopo? I bambini che hanno il 7 fanno delle domande pazzesche in questa, a cui è difficile a volte rispondere. Sì, il punto d'incontro è Vicenza, esattamente. Il numero uno è il guerriero, il numero sette è il saggio, eccolo qua, onoriamo. Il sette è il mio numero dominante, è quello che poi faccio. Non so se sono un saggio, sicuramente favorisco dialoghi sulla conoscenza, su chi siamo, chi sei veramente, qual è il tuo scopo, che cosa desideri, qual è il mistero della vita, esiste un'altra dimensione dopo questa vita? Il 3 ne abbiamo parlato, ti faccio vedere anche un'immagine del 3, così facciamo vedere anche un po' le carte dei numeri. Questo è il 3, il giullare, vedete che è un giullare, è come un attore sul palcoscenico che si esprime e si diverte con un suo pubblico. E lui chiaramente celebra la sua vita sul palcoscenico dell'esistenza. L'unicorno che si vede sullo sfondo è l'immaginazione straordinaria del tre. Poi ci sono le tre grazie, la gioia, l'espressione, le maschere, il teatro, le parole, tutto ciò che è il divertimento, la ricreazione. 3 è la quintessenza del pensiero positivo e della gioia. Ciao Marcella, ciao Maria, grazie per questi consigli, dice Rita, comunicare con il nostro bambino interiore, sì, è meraviglioso. Giulia mi ringrazia, ecco Monia. Il 5 è nata il 5. Il 5 è il nostro esploratore interiore, l'archetipo del cercatore, l'Ulisse che parte, la curiosità, la scoperta, la ricerca, sia in ambito metafisico, sia in ambito culturale, ma anche come viaggio reale, viaggio fisico anche. Facciamo vedere anche il 5. Il 5 è il cercatore. La libertà è la parola chiave, così negata in questo periodo. In questo periodo tutte le energie del 3 e il 5 sono state inibite dalla forza Saturno-Plutone, che ci ha costretti a stare fermi e a fare cose che non facevamo prima, a stare da soli. Quindi, di conseguenza, adesso c'è un ritorno dell'energia del 3 e del 5 trattenuta, che le persone sono tutte in giro e non vedono l'ora di recuperare. Ecco, andiamo con cautela, direi. Ivana è il 18, quindi l'abbiamo detto, l'archetipo del liberatore, la generosità. Maurizio, il 4 è il costruttore, ma anche il tuo stratega interiore. Il 4 è l'ordine, il 4 è anche la logica, la strategia, la capacità di trasformare in fatti le idee, quindi la concretezza.
Giovanna è il 21, quindi sempre un 3. I 3 sono brillanti, gioiosi, comunicativi, creano sempre una bella energia con gli altri. Lella è nata il 17, quindi un numero 8. Il numero 8 è l'archetipo del sovrano. Il numero 8 è il re, il sovrano, re e regine. Il numero 8 deve riuscire a sentire la sua forza, il suo potere, organizzarsi e otterrà tutto quello che vuole. Maria Teresa è nata il 29, che bel numero il 29, è molto assistente sociale. I 29 hanno una grande sensibilità, di solito sono dei meravigliosi amici, cercano sempre qualcuno da aiutare, forse da salvare. Attenzione, perché voler salvare le persone, vogliono essere salvate? È quello a chiedersi. I 29 si dovrebbero chiedere, ma le persone che io voglio salvare vogliono essere salvate? Ada, il 2, l'abbiamo già visto, il 5, e ne abbiamo parlato. Ecco, il 6, il 6 è l'angelo custode, facciamo un po' una carrellata. Il 6 è l'angelo custode, quindi l'amore, la famiglia, l'arte, la bellezza, è molto Venere per intenderci. La bellezza, l'equilibrio, l'amore, la coppia, le relazioni, il senso estetico, la casa. Ma guarda chi c'è qua. Ciao Matteo, un grande numero 7, Matteo. 977. Matteo è un filosofo, anche un intellettuale. Però col suo destino 8 è anche un manager. Ed è per questo che bisogna riuscire poi a unire tutte queste parti, riuscire a fare in modo che la saggezza del tempio possa ispirare il mercato. 11 come destino, 11 è la stella che brilla, è la luce della coscienza, l'11 è il canale di luce, è la rivelazione, il nostro genio interiore, la voce della coscienza. Quando vediamo sempre l'11, 11 vuol dire che ci stiamo allineando con le frequenze del nostro daimon, dello spirito guida, che ci ricorda chi siamo veramente, che cosa siamo venuti a fare. Matteo, parli poco del 9. Beh, no, il 9, caspita, il 9 è il liberatore, il 9 è anche il nostro cantastorie, custode della memoria. Guardate quanto è bella la carta del 9. Il cantastorie, Orfeo che suona la sua cetra, o la lira, quella che è. E tutti rimangono incantati. Il potere seduttivo in senso carismatico dei nove, che dove sono presenti tutti stanno ad ascoltare perché sentono che possono essere elevati. Il nove è il narratore, il liberatore delle coscienze. Il nove vuole aiutare gli altri a liberarsi del dolore, li aiuta a riprendere il loro cammino. Talvolta il 9 fa come Mary Poppins, arriva dove c'è bisogno, poi quando ha sistemato tutto prende la sua borsa magica e se ne va. Quindi, cari 9, non rimaneteci male perché voi siete predisposti ad amare più di una persona, poi spero che avrete anche una vostra persona. Però talvolta i 9, anche senza rendersene conto, aiutano gli altri a crescere e a liberarsi. E poi gli altri, quando sono cresciuti e liberati, vanno per la loro strada. Quindi tenete conto anche di questo vostro potere. Se no potreste rimanerci male quando gli altri, una volta liberati, vanno via. Il 14 è un numero karmico, il 14 è l'archetipo dell'amante. Ma quanta bella energia hanno questi 14? Voglia di vivere, sono sempre giovani, sono sempre pieni di entusiasmo, però se non stanno attenti si lasciano prendere da così tanti desideri, a così tante cose da fare, da esplorare, che poi rischiano un po' di disperdersi. Il 27 è un 9, ne abbiamo appena parlato, grande carisma, generosità, capacità di guidare gli altri.
Però i 9 sono così sensibili che entrano in risonanza col dolore delle persone e poi possono rimanerne contagiati e diventare tristi. E invece no, ci vuole il distacco, perché se tu dai un dito, le persone si prendono un braccio. Enrico, il 12 sono 26 carte. 9 numeri, 9 numeri ombra, 4 numeri maestri, 4 numeri karmici. Il 12, Enrico, è un bellissimo numero, è un 3 a tutti gli effetti, però il 12 è un numero di culmine, è un numero speciale. 12 mesi, il mezzogiorno, mezzanotte, è un culmine. E dopo però poi c'è il 13. Il 12 è come la metà dei tarocchi, è la metà. Dopo il 12 c'è il 13, quindi i 12 hanno un'armonia particolare. Sono predisposti per le pubbliche relazioni, sono dei mediatori, uniscono persone unite da affinità elettive, sono anche eleganti, comunicativi. Sono anche dei messaggeri, perché il 12 è anche il numero legato ai messaggeri, agli angeli. Il 12 è un numero comunque di culmine. Bene, carissimi, questa sera per fortuna sono riuscito a vedere i vostri commenti. Già che c'ero, visto che prima ho fatto il simposio, faccio un brindisi anche con voi. Anche perché ho la gola secca e non l'acqua, però il calice del simposio, cin cin a tutti voi. Allora, dobbiamo essere felici, dobbiamo celebrare. La vita è breve, viviamola fino in fondo, divertiamoci con i nostri numeri. Sul 13 non ho parlato perché ci sono, restiamo qua ore e ore, però il 13 viene dopo il 12. 12 apostoli, il tredicesimo, il bacio di Giuda, ma no, il 13 è il cambiamento, è la metamorfosi, il 13 è l'alchimista, è l'incontro con l'ombra, il 13 di conseguenza è la metamorfosi, quando vedi il 13 sai che sei in una fase di metamorfosi. Queste carte, come io sto facendo, possono anche essere poi scelte, tre carte, una carta. Nel libro ci sono tutte le spiegazioni per fare anche queste stese di carte. Ciao Giuseppe, che bella risata! Vuoi motivarla se vuoi, ma la prendo come una risata così simpatica. Benissimo, allora grazie. Notte a tutti e poi dopo vi comunicheremo la prossima puntata in cui parleremo soprattutto del numero 3, l'archetipo del giullare. E quindi grazie a tutti e buona vita a tutti. Ciao e a prestissimo.